L'obiettivo ufficiale è il secondo posto, ma battere il Rende per il Catania potrebbe avere molti altri significati, a prescindere dal piazzamento in campionato. Chiudere nella piazza d'onore sarebbe ovviamente importante in prospettiva playoff, consentirebbe di entrare in gioco un turno più avanti, di trovarsi più vicini all'obiettivo finale, di ridurre gli inevitabili rischi che si corrono negli spareggi promozione. Ma per farcela, il Catania dovrebbe comunque attendere anche il risultato del Trapani, perché se i Granata non si fermano, il secondo posto diventa irraggiungibile. Lucarelli vuole comunque che i suoi conquistino questa vittoria, non solo per sperare nel sorpasso, ma anche per spazzare via le nubi. Le ultime settimane hanno macchiato una stagione che era stata comunque di altissimo livello. Il Catania potrebbe chiuderla a quota 70, non poco, per una squadra che ha sì fallito la promozione diretta, ma che ha comunque tempo e qualità per non fallire ai playoff. Proprio in chiave playoff, però, adesso i rossazzurri devono ritrovare la vittoria che servirebbe anche a restituire la fiducia al gruppo. Nel post-season l'aspetto mentale conta quanto e più di quello tecnico, la storia recente lo ha ampiamente dimostrato e il Catania sul piano della qualità è sicuramente una delle grandi favorite, ma in questo momento psicologicamente è a terra. Tornare a vincere e farlo in modo convincente potrebbe diventare la molla giusta per ripartire e riaccendere l'entusiasmo che c'era fino a 3 settimane fa, quando la rimonta su Lecce era stata concretizzata. Quel che è accaduto dopo conta ormai poco o nulla, conta invece quel che accadrà da adesso in poi. Se il Catania ritrova compattezza e serenità, ha le carte in regola per andare lontano, diversamente anche i playoff potrebbero trasformarsi in una delusione, che sia secondo o terzo posto finale cambia poco.